Intorno al 1450, il papato, nella figura nobile del vescovo Cusano, e l'impero cercavano da tempo la pace. Ma questa sembrava irraggiungibile per colpa di mercenari senza scrupoli che reggevano alcuni territori usurpati. In quegli stessi territori compiva le proprie scorribande un gruppo di ribelli chiamato la Freccia Nera. Ora è tempo di combattere, Cristiano, e di dimostrare il mio valore con la spada. Questo è il desiderio del mio patrigno Raniero. E io lo asseconderò. Lui mi ha allevato come un figlio e mi ha nominato suo erede al feudo di Monforte. Ma io non posso dimenticare il sangue che mi ha generato. Ed è per questo che oggi sono qui. Sono passati 10 anni dall'assassinio di mio padre. E domani, per la prima volta, tu, Marco di Monforte, andrai in guerra per rendere onore alla sua memoria. Credi che saprò essere degno di lui? Ho sempre pensato che per te il destino abbia in serbo qualcosa di straordinario. Per esempio? Un impero. E una principessa. Bella. Bellissima. Ci sto. Sai, Marco, tuo padre naturale, Riccardo di Monforte, era l'uomo più coraggioso del mondo. Infatti, per ucciderlo, quei vigliacchi della Freccia Nera hanno dovuto tendergli un agguato. Tu c'eri, Tobias. Non è così? E come se c'ero. Ci hanno assalito alle spalle e tuo padre non ha avuto nemmeno il tempo di reagire. Tobias! No! Cristiano, la spada! Non c'è nessuno. Assassini. Era legata alla freccia. La Freccia Nera non dimentica la sua vendetta. Ma di quale vendetta stanno parlando? Una vendetta. E allora perché uccidere il vecchio Tobias? L'unico scopo della Freccia Nera è seminare il terrore. Cercano la confusione perché soltanto nella confusione quei criminali possano affermare le loro infami menzogne. Padre, io non capisco, sono confuso. Io, Raniero di Rottenburg, ti prometto che quando sarà finita questa guerra ci occuperemo una volta per tutte anche di loro. Hanno ucciso mio padre. Tuo padre era un fratello per me. Tu sei mio figlio.
incredibile, Giovanna. Sei bravissima. Scommetto che in tutto il Tirolo non trovi un solo uomo disposto a sposare una che tira con l'arco come te. Ne sei sicuro? A te piacerebbe sposare un uomo che gli piace cucire e far da mangiare? Lo sposerei di corsa. Di quel che ti pare, ma io una che tira con l'arco non me la sposo. Vorrà dire che quando troverò uno così bello, buono e valoroso da farmi innamorare di lui, smetterò di tirare con l'arco, almeno per un po'. I soldati! Torniamo! Entrate e prendetelo! Vieni con noi! Forza. Che volete? Signore, che volete da me? Io non so niente! Nelle prigioni di Monforte ti tornerà la memoria! Portatelo via! Avvertite Pietro che hanno arrestato suo fratello! Non ha fatto niente! Aiutate! Vescovo Cusano, c'è un contadino, si chiama Pietro, vorrebbe parlarvi, urgente. Fallo entrare immediatamente. Eminenza. Cos'è successo, Pietro? Cosa ti ha spinto fino a Bressanone? Non potevo parlarne a nessun altro che a voi. Parla allora, non aver paura. La bambina che trovammo nel bosco 10 anni fa. Dunque? Abbiamo giurato di non rivelarlo a nessuno. Ma i soldati, i Raniero di Rottenburg, hanno arrestato mio fratello. Temo che per salvarsi la vita potrebbe svelare il nostro segreto. La mia piccola Giovanna è in pericolo. Se Giovanna Bentivoglio dovesse cadere nelle mani di Raniero di Rottenburg, nulla potrà più salvarci dalla sconfitta. Eminenza. Grazie, Pietro. Va a rifocillarti adesso. Raduna i tuoi uomini e raggiungi il convento di Torre Alta. Dobbiamo portare Giovanna al sicuro. Vai adesso. Ci riuniremo le truppe del Duca di Castelrovo poco più a sud di Tunes. Le truppe alleate con il vescovo Cusano saranno guidate da Georg von Altenkirchen, che ha fama di guerriero abile e valoroso. Sottovalutarlo sarebbe un errore. Chiunque individui Altenkirchen ha il dovere di abbandonare qualsiasi altro obiettivo per cercare di ucciderlo. Lo conoscete? Qualcuno di voi l'ha mai visto? Porterà le insegne del comando. Individuarlo non sarà difficile. L'imperatore e il duca si aspettano che il nostro esercito vinca questa battaglia. E per quello che mi riguarda, questo non è il nostro unico obiettivo. E cos'altro dovremmo fare? Una squadra guidata da Silvano raggiungerà il convento di Torre Alta. Il convento di Torre Alta? Sì. Nel convento vive qualcuno che tutti credono morto e che invece il vescovo Cusano tiene nascosto da molti anni. La contessa Giovanna Bentivoglio. E voi vorreste fare prigioniera questa contessa, padre? No. Voglio dartela in sposa. Il vescovo Cusano è in pericolo. Il vescovo Cusano è molto preoccupato per te. Non è per me che fanno questa guerra. Siamo stati informati. Sembra che Raniero di Rottenburg abbia scoperto che voi siete nascosta qui. Non capisco. Il feudo che i tuoi genitori ti hanno lasciato in eredità può cambiare le sorti della guerra. Ma se io morissi, il mio feudo sarebbe per sempre della diocesi di Bressanone. Nessuno vuole che tu muoia. E allora cosa possono farmi? Possono costringerti al matrimonio. L'uomo che ti sposerà avrà il tuo titolo e sarà signore delle terre di Fanes. Aspetta, Giovanna!
Raniero di Rottenburg vuole costringermi a sposarlo. Non lui, ma qualcuno vicino a lui. Per esempio il suo figlioccio, Marco di Monforte. Se Raniero riuscisse a farvi sposare Marco, avrebbe il merito di conquistare il vostro feudo e otterrebbe per sempre Monforte. Il mio feudo è davvero così importante? Necessario, per chiunque voglia controllare queste valli. Il vescovo Cusano ha predisposto per te un rifugio più sicuro di questo convento. Ma questa è la mia casa. Per il bene tuo, Giovanna. E per quello di tutti. Devi andartene da qui. Domani per te sarà un giorno molto importante. Ma è bellissima. Voglio che tu splenda sul campo di battaglia come nessun altro. Io non so come ringraziarvi. Io farò di te un grande condottiero. Vi deluderò, padre. Questi erano di mio fratello. Speriamo che ti stiano. Giovanna, ma che hai fatto? Chiudi la porta, per favore, Beatrice. Ecco perché mi hai chiesto se avevo abiti maschili. Posso sembrare un ragazzo? Perché? Promettimi che non dirai nulla. Sei come una sorella per me. Ma perché vuoi sembrare un ragazzo? Devo andare via. Lo so. Domani all'alba partirei con quel soldato. Ma io vengo con te, e vengo con te. Madre Pichette mi ha dato il permesso. Devo andarmene adesso. Da sola. Giovanna, cosa sta succedendo? Tutto quello che mi rimane dei miei genitori. È un feudo dove non sono mai stata. E io ho il dovere di difenderlo. E di difendere il vescovo Cusano. Anche lui è in pericolo. Allora è per questo che vuoi sembrare un ragazzo? Per andare a combattere? Mio padre conosceva ogni segreto del tiro con l'arco. E ha scritto tutto in questo libro. Adesso potrò mettere in pratica il suo insegnamento. Domani ci sarà una grande battaglia. È lì che il destino mi chiama. A difendere le terre di mio padre. E tutto quello in cui io credo. Non ci rivedremo mai più, Giovanna. Tieni questo libro. E conservalo come pegno della nostra eterna amicizia. Thank you.
Giovanna, a presto. Addio. Madre. Come sei bella. Marco, come sei bella. Purtroppo è arrivato quel momento che speravo non giungesse mai. Ho atteso a lungo l'occasione di rendermi degno agli occhi di Raniero. Figlio mio. C'è qualcosa che volete dirmi? Promettimi che non ti lascerai travolgere dalla violenza e dalla morte. Io non voglio avere paura della morte. E io non voglio che la guerra ti condanni a temere la vita. Non succederà. Finché ci sarete voi a Raniero starmi vicino, non succederà. Rosalba, ti ho cercato al borgo, ma dove eri finita? Appena ho sentito i cavalli partire, sono corsa per salutarti. Ti ricordi questo? Me l'hai dato quando ho compiuto 10 anni. Dicevi che ero la tua fidanzata e che un giorno ci saremmo sposati. Prendilo, ti porterà fortuna oggi. Tienilo tu, magari ci sposiamo davvero. Dicono che tuo padre voglia farti sposare una nobile. Ah sì? È questo quello che dicono? Non scherzare con me, lo sai benissimo. Ascolta, noi due rimarremo per sempre amici. Io non voglio essere tua amica. Fermo! Dove vai? Devo vedere il nobile Altenkirchen. Perché stai cercando Altenkirchen? Perché voglio farvi vincere questa guerra. In questo caso devo assolutamente portarti da lui. Seguimi. Forza, forza, muoversi! Preparati i cavalli! Sì, signore, tutto! Vede, duchessa di Toblach, opporremo loro una falsa resistenza. Li lasceremo sfondare e li costringeremo ad entrare qui. In questa gola. Se riusciremo a spezzare il loro esercito in due, li costringeremo alla ritirata. Raniero di Rottenburg è il duca di Castelrovo. Sono condottieri di grande esperienza. Capiranno subito che si tratta di una trappola. Attaccheremo per primi. Siamo inferiori di numero e siamo anche meno addestrati. E non conosco altro modo per evitare la sconfitta. Nobile Altenkirchen, questo ragazzo vuole parlare con voi. Chi sei? Mi chiamo Luca di Torre Alta. Vorrei mettere il mio arco al servizio vostro e del nostro amato vescovo Cusano.
Sembri troppo giovane per scendere in guerra. Chiedo solo di essere messo alla prova. Coraggio e destrezza non hanno età, mio signore. Sei solo un ragazzo. Tornatene a casa. Preparate i cavalli! Subito, signore! Avanti, avete sentito che ha detto? Muovetevi! Ah. Andiamo, forza, forza! Voglio le truppe schierate entro un'ora! Ho capito! Attento! Questo è il tuo modo di rispettare gli ordini, Luca di Torre Alta? Raramente il mio arco fallisce il suo bersaglio. Posso colpire Raniero di Rottenburg o il Duca di Castelrovo anche da una lunga distanza. Per questo vi prego, fatemi scendere in battaglia. E sia, e che il Dio abbia riguardo della tua giovane età. Largo, voglio passare. Avanti, forza, è finito lo spettacolo. Muovetevi! Avete le mani fin troppo curate per essere un soldato. Il tiro con l'arco richiede più spirito che forza. Io, Duca di Castelrovo, signore di queste terre, impedirò che ci venga tolto ciò che l'imperatore ci ha dato. Sappiamo bene che cosa vuole il vescovo Cusano. Sottrarre la giustizia al controllo dell'impero. Ridurre le decime e distribuire le terre ai contadini. Privarci della forza necessaria a contrastare l'attacco dei barbari e dei nemici dell'impero. Ma se davvero questo è quello che vuole Cusano, troverà in noi la forza e la determinazione di fermare lo scempio all'autorità imperiale. Bressanone all'impero! A morte Cusano! Tutto bene, Marco? Bene, sì. Chi è quel giovane al tuo fianco, Raniero di Rottenburg? Si chiama Marco, figlio di Riccardo di Monforte. Duca, questo giovane io lo amo come un figlio e lo considero il mio unico erede legittimo. Che sia tuo erede, deve dimostrarlo in battaglia. Ora potete cominciare. Quando uccidi qualcuno, uccidilo e basta. Che vuoi dire? Mai guardarlo negli occhi. Mai. Avanti! Buona fortuna, Cristiano. Buona fortuna, amico. Se mi vedi fuggire, uccidimi come un traditore. Attaccano, signore! Rottenburg, leve! Eisenach, Pons! Facciamo onore all'impero! Onore!
Signore ti guidi contro i suoi nemici e si fermi al cospetto dei giusti. Uccidimi! Sei Marco di Monforte. Come puoi tu voler morire per difendere Raniero? L'uomo che ha ucciso tuo padre. Chi sei? Che cosa significano le tue parole? Non sarò io ad ucciderti. Hai imparato a usare l'arco in quel modo? Mi sono allenato con l'immagine di Raniero sul bersaglio. Mai guardare il nemico negli occhi. Non te l'hanno insegnato? Puoi uccidermi se vuoi. Sono uno stupido. Ucciderebbe un arciere col tuo talento. Non ho mai incontrato nessuno di così nobile dalla parte di Castelrovo. Perché non hai mai incontrato Marco di Monforte? Marco di Monforte. Marco di Monforte sono io. Adesso vieni con me. Di quando ti vedo rientrare sano e salvo. Gli uomini di Cusano per ora sono riusciti a fermarci, ma non reggeranno un nuovo assalto. Dov'è Marco? Al convento non ci siamo nemmeno avvicinati, ma ora che sappiamo dove è nascosta ti assicuro che prenderemo Giovanna Bentivoglio. Perché Marco non è qui? Gli è successo qualcosa?
Ma certo che gli è successo qualcosa. Il duca di Castelrovo lo ha riempito di elogi. Avresti dovuto vederlo, Isabella. Lottava come una belva. I nemici cadevano sotto la sua spada. E quando il duca gli ha chiesto di fermare un arciere che ci stava decimando, lui si è spinto oltre le linee nemiche e lo ha fatto prigioniero. Un brindisi alla gloria di mio figlio! Oggi in battaglia mi sono scontrato con un guerriero abile, molto forte. E lo hai ucciso? No. Mi ha disarmato e costretto a terra. E poi? Che è successo? Potevo uccidermi. Ma non lo ha fatto. Mi ha detto che combattevo per difendere l'assassino di mio padre. Ma come puoi credere una cosa simile? Avrei preferito che mi avessi ucciso, piuttosto che sapere una cosa del genere. Ci conosciamo fin da bambini. Ho sempre vissuto a Monforte. Ho sempre servito Isabella e Raniero. La vostra è una famiglia bellissima. Lo so. Farei qualunque cosa per difendere la mia famiglia. Ma devo trovare quell'uomo. Marco. Non permetterà a nessuno di rovinare l'amore che vi lega. Ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Lo chiedo a te perché sei mio amico, Cristiano. Sei l'unico che può aiutarmi. Io non posso, Marco. Davvero, non posso. Cristiano! Sì, padre. Domattina all'alba voglio combattere con te. D'accordo, signore. Ti ho osservato oggi in battaglia. Ancora non sono soddisfatto di come impugni la spada. Cercherò di migliorare, signore. Migliorerai sicuramente. Devo farlo, Cristiano. Aiutami, ti prego. Non potresti chiedere una spiegazione a Raniero prima? Non posso. Non posso far capire a mio padre che dubito di lui. Stai tranquillo, non ti succederà nulla. Bene. Oggi, durante la battaglia, un guerriero del tuo esercito mi ha risparmiato la vita. Tu l'hai visto, non è così? Lo conosci? Si chiama Georg. Georg von Altenkirchen. Altenkirchen? Non mi stai mentendo, vero? Se vuoi, puoi anche non credermi. Portami da lui. In cambio ti lascerò libero. Te lo prometto. Perché dovrei fidarmi di te? Perché i prigionieri di guerra non fanno una bella fine. Siete dei miserabili assassini. Allora? Mi porterai da lui? Ti porterò al suo castello. Poi sarò libero. Bravo. Sai quello che devi fare. Andiamo.
passate da Monforte! Perquisite il castello! Vi voglio tutti alla porta tra 10 minuti! La porta è sempre scardinata dall'interno! Cercate Marco! Trovate quella serva che stava con lui! Voglio sapere dov'è finito mio figlio! Andiamo. Marco ha inseguito il prigioniero. Era travestito con una delle nostre divise. Ma lui lo ha riconosciuto lo stesso. In un attimo è scomparso nel bosco. È stato lui a dirmi di tornare qui. Per avvertirvi. E chiedere rinforzi. Formate delle squadre, battete il bosco e la valle e non tornate finché non lo avete trovato! Tu dovevi inseguire il prigioniero, non lui. I soldati! Padre mi ha insegnato ad accendere il fuoco. Ma stai tremando. Ora passa. Tieni. Prendi questo. Non ne ho bisogno. Certo che ne hai bisogno. Mi servi vivo. Ho la pelle più dura di quanto sembri. Quanti anni hai? 20. Ho 20 anni. Sembri più giovane. Se mi devi stare così appiccicato, è meglio che ti riprendi questo coso. Ma sei sempre così gentile. Come ti chiami? Luca. Luca e poi? Luca e basta. D'accordo, Luca, e basta. Adesso ci prepariamo per la notte. Nessuna notizia. Ma che cosa è successo? Perché se n'è andato? Non se n'è andato. Ieri, quando siete tornati dalla battaglia, non è nemmeno venuto a salutarmi. Non sarebbe mai accaduto se non fosse successo qualcosa. L'unica cosa che è successo è che uno stupido prigioniero è riuscito a scappare dalle nostre prigioni. Ecco cosa è successo. Raniero, dimmi che lo credi veramente. Dimmi che si tratta solo della fuga di un prigioniero. Vedrai. Domattina presto sarò di nuovo qui, te lo giuro. Ho paura. Non devi averne. Non finché ci sarò io qui con te. Thank you.
No! Fermo! Mai più. Se ci riprovi sei morto. Alza. Stanotte ti guardavo. Nascondiamoci. Camminate, forza avanti. Secondo la legge della nostra contea, colti in flagrante, i tre condannati accusati di reato di bracconaggio, Ranuccio Ponte suo figlio e Lorenzo Di Ludo, verranno oggi impiccati per il reato commesso. Liberate almeno mio figlio! Liberatelo! No! Fermati, ti prego. Ma perché tutto questo? Perché? È la legge, Marco. La vostra legge. No. No, non è la nostra legge questa. Non può essere. Allora fermali. Che Dio ti maledica, Raniero di Rotta. Raniero la pagherà cara. Se c'è una giustizia, morirà di peste. Fermali, Marco di Monforte. Mostra a tutti che sarai un sovrano giusto. Procedete con l'esecuzione. D'accordo. Che fai? Vuoi farti ammazzare? Comandante Keller! Che è successo? Abbiamo subito un attacco della Freccia Nera. Rientra a Monforte e chiedi rinforzi. Noi continuiamo a cercare Marco e il prigioniero. Di qua! Hai...
Non so chi siete, non voglio guai. E Dio sa quanti ne passeremo già a causa della Freccia Nera. Ma hanno liberato i prigionieri. Raniero di Rottenburg si vendicherà su di noi. Avanti! Cercate dappertutto! Dovete trovarli! Portate tutti fuori! Interrogate tutti! Cercate il prigioniero a caso! Concentrate! Cercate il prigioniero! Portatelo fuori! Cercatelo! Fuori! Non ho fatto nulla! Fuori! Lasciatemi! Aprite! Sfondate! Avanti! Questa è Keller. Prendi questi. Presto, andate di sopra. Tu vai in cucina. Forza, entrate! Fermi! Qui c'è solo povera gente. Non abbiamo visto nessuno. Forza, guardate dappertutto. Di là! Presto! È per questo che fate la vostra guerra. Per portare anche a noi la vostra giustizia. Oh, ma mi stai ascoltando? Come fai a non sentirti responsabile? Un giorno sarai tu il signore di queste terre. E tu? Cosa proponi? La giustizia della Freccia Nera. Mi hanno insegnato a sognare un mondo dove nessuno viene impiccato e i contadini non muoiono di fame. State tranquilli, sono andati via. Sono i vestiti di mio figlio. Con questi, di sicuro, nessuno ti prenderà certamente per un nobile. Grazie. Non interessa quello che fa la Freccia Nera. Non voglio sprecare i miei uomini a rincorrere contadini, briganti o fuorilegge. Fate sospendere la riscossione dei tributi, i servizi di guardia, quello che volete. Ma riportatemi Marco. E ricordati, Keller, che se è successo qualcosa al mio ragazzo, nessuno, e dico nessuno, potrà considerarsi innocente. Sono stato chiaro? Lo troveremo. La ragazza in abiti maschili di cui parlate è la contessa Giovanna Bentivoglio. Giovanna Bentivoglio, l'erede del feudo di Fanes. Ormai da molti anni, per proteggere la sua incolumità, ho lasciato che tutti pensassero che fosse scomparsa assieme ai suoi genitori. E nessuno ha mai saputo cos'è stato di loro? Uccisi molto probabilmente, ma come? Dove? E da chi? Se mai avessi avuto anche solo un indizio, non mi sarei dato pace. Finché non avessi scoperto la verità. Invece... voglio bene a quella ragazza come a una figlia. Lasciate che io vada a Monforte a discutere la sua restituzione. Non possiamo permettere che Giovanna Bentivoglio rischi la propria vita e il feudo di Fanes.
Davvero pensate che Raniero accetterà di lasciarla libera? Se abbiamo un po' di fortuna, potrebbe non aver ancora scoperto la sua vera identità. Seguite il sentiero e dopo 4 ore di cammino troverete la Val di Funes. Grazie. Buona fortuna. Addio. Speriamo di non perderci. Dicono che in questa valle si nascondono degli spiriti malvagi. Se vuoi tornare indietro, non hai che da dirlo. Io non ho paura degli spiriti. Certo. Col tuo aspetto feroce sono loro ad aver paura di te. Vorrei vedere te, invece, con il tuo arco e le tue frecce, se te ne capitasse uno di fronte. Perché vuoi incontrare Alten Kirken? Devo chiedergli una cosa. Non ti va di dirmi cosa? No. Non mi va. Che succede? Non lo so. Sembrerebbe un animale. Oppure. Oppure. La duchessa Magdalia di Toblach. Avete chiesto un incontro privato? Sono impaziente di conoscerne il motivo. Trovate così sgradevole restare solo con me? Affatto sgradevole. Semmai pericoloso. Il vescovo Cusano mi ha chiesto di trattare la restituzione dei prigionieri di guerra. Non vedo che vantaggio ne avrei. La strategia militare non sempre è l'unico mezzo per vincere una battaglia. Io posso procurarvi la resa dei principi alleati di Cusano. E perché lo fareste? Per meritarmi la fiducia dell'imperatore. E sperare che una volta conquistata Bressanone affideremo a voi il suo governo? Vi ho visto combattere durante la battaglia. Mi avete profondamente impressionato. Ed ho pensato che voi ed io, un giorno, potremo unire Bressanone e Monforte sotto un'unica insegna. E quale garanzia di buona fede offrite? Tutta me stessa. Prima però, dovrete consegnarmi quell'arciere che avete fatto prigioniero. Perché è così importante? Perché quell'arciere è Giovanna Bentivoglio. Cusano la considera come una figlia. Se gliela riconsegnate, sarà tutto più semplice. Mi dispiace, ma non posso soddisfare la vostra richiesta. Giovanna Bentivoglio è fuggita. Immagino che questo invalidi la vostra proposta. No,
Non invalido nulla. Rende solo tutto più complicato. Tra noi non ci saranno altri incontri ufficiali. La prossima volta che ci vedremo, lo faremo in un posto più riservato. Chi è quella donna? È il nemico. Ci siamo. Qui dovrebbe andar bene per passare la notte. Andiamo. Dobbiamo riposare. Non posso. Io sono già stato qui. È stato tanto tempo fa. Come sei già stato qui? Chi siete? Cosa volete? Nessuno viene alle rovine e nessuno se ne va dalle rovine. Siamo disarmati, ci siamo persi. Cercavamo soltanto un posto dove riposare un po'. Aspettate, forse non sono nemici. Li daremo ai lupi. Faremo di loro un sacrificio agli spiriti. Fermatevi. Fermatevi, padre. Guardate il viso di questo ragazzo. Somiglia alla signora del ritratto. La signora del ritratto tiene gli spiriti malvagi lontani dalle rovine di Fanes. Sono queste le rovine di Fanes. Tu conosci la signora? Ti ho chiesto, tu la conosci? È mia madre. Presto.
Non vedo mia madre da quando avevo 10 anni. Il suo spirito protegge questi luoghi, che per noi sono diventati un rifugio. Tutti coloro che vivono qui sono fuggiti all'ingiustizia del mondo. Sono ricercati da Raniero di Rottenburg o dal Duca di Castelruovo. Ma se ci trovassero, verremmo impiccati o rinchiusi nella miniera di Lago Oscuro. Questa era la casa della mia famiglia. Ora è la vostra. Se vorrete accettare la nostra ospitalità, sarete benvenuti. Grazie. Scusami. Non mi guardare. Vai via, non mi guardare. Mi hanno detto di cercarti qui. Volevo avvisarti che è pronto da mangiare. Va bene, ma ora vattene. D'accordo. Mi avete fatto chiamare, signora? Entra. Tu vuoi bene a Marco, vero? Non ti preoccupare. Queste cose una madre le sente. Ti prego, aiutami a capire. Forse lui a te ha raccontato qualcosa. Resterà un segreto. Te lo prometto. Era preoccupato della verità. Quale verità? La verità sulla morte di suo padre. Si chiamava Matilde. È scomparsa assieme a mio padre. È stato molto tempo fa. Nessuno ne ha saputo più nulla. Io non ricordo niente di quel giorno. È come se non fosse mai esistito. Ma se fossero ancora vivi mi avrebbero cercato. Era molto bella tua madre. Ricordo che cantava per farmi addormentare. E l'arco? È tuo padre che ti ha insegnato?
conosceva tutti i segreti del tiro. Tu sei Giovanna Bentivoglio, non è così? Se mai aveste bisogno di un rifugio sicuro, qui troverete sempre dove nascondervi. Senza di voi non ce l'avremmo mai fatta. Ricordate, questa è la vostra casa. Noi siamo vostri ospiti. Potete contare sul nostro aiuto. Il suo cuore è puro. Fidati dell'amore che ha da offrirti. Ma di cosa stai parlando, Lucia? Sto parlando della tua felicità. È inutile che mi guardi a quel modo. Non è colpa mia se se n'è andato. La verità, Raniero. La verità è l'unica cosa che può averlo allontanato da noi. È questo che ti ha detto lo Sarpa? Questo è quello che tu ed io abbiamo sempre saputo. Non è questa la verità che Marco vuole sapere. Lui vuole credere alla nostra. Perché vuoi vedere Arthur Kirken? Devo chiedergli di mio padre. Di tuo padre? Sì. Il mio vero padre, Riccardo di Monforte. È morto 10 anni fa, in un agguato della Freccia Nera. Arthur Kirken in battaglia gli ha detto di conoscere il vero assassino di mio padre. È per questo che voglio andare da lui, per chiedergli conto della verità. La tua verità è finalmente vicina. Alten Kirken abita in quel castello. Abbiamo l'ordine di non far passare nessuno. Ho combattuto accanto al nobile Alten Kirken. Ho bisogno di parlare con lui. Luca di Torre Alta. Credevamo tutti che fossi stato fatto prigioniero. Ho avuto fortuna. Sono riuscito a fuggire. Io e il mio amico dobbiamo vedere il principe Alten Kirken. Venite. Com'è successo? È stato ferito in battaglia. Sembrava una cosa da nulla. Il nostro signore Alten Kirken ha continuato a combattere e ha portato in salvo l'esercito. Ha impedito che Rottenburg e Castelrovo raggiungessero Bressanone. Ma quando tutto questo è finito, quando è tornato qui, per quella ferita troppo a lungo trascurata, è morto. Senza di lui siamo infinitamente più deboli. Mi dispiace.
strano. All'improvviso è come se non sapessi più chi è il mio vero nemico. È la vostra guerra. Lasciami andare. Me l'hai promesso. Certo. Mantengo sempre le mie promesse. Allora addio. E buona fortuna. Aspetta. Raniero voleva rapirti dal convento di Torre Alta. Avrebbe voluto fare di te la mia sposa. Lo so. Voglio augurarti con tutto il mio cuore che tu possa sposare l'uomo che ami. Che vuoi? Ho cambiato idea. Mi devi portare Bressanone. Devo parlare col vescovo Cusano. Perché vuoi parlare con lui? Senti, all'epoca mio padre e Cusano erano alleati. Questo significa che se Altenkirchen sapeva qualcosa che io non so, anche il vescovo Cusano dovrebbe saperlo. Cusano vive circondato da formidabili misure di sicurezza. Nessuno può avvicinarlo. È per questo che devi venire con me. Non posso. Perché? Perché io non vado a Bressanone. Torno a Torre Alta. Loro sono la mia famiglia e io ho bisogno di loro. Altenkirchen mi ha detto che l'assassino di mio padre era Raniero. Tu lo sai che cosa significa ignorare la verità. Aiutami, ti prego. D'accordo. Ma è l'ultima cosa che faccio per te. Non immaginavo fosse così. Il vescovo Cusano ha chiamato gli architetti più importanti per costruire gli edifici più belli di questa città. Lui insegna rispetto per la dignità umana. E rispettare l'uomo significa anche costruirgli delle belle città in cui vivere. Non credi? Sì, certo. È questo che cerchiamo di difendere da Raniero di Rottenburg, dal duca di Castelrovo. E da tutti quelli come loro. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe audinos, Pater de celis Deus. Miserere nobis, Fili redemptor mundi Deus. Miserere nobis, Spiritus Sanctus Deus. Il vescovo Cusano è protetto da una guardia speciale. Sono uomini molto fedeli e ben addestrati. Se dovessero riconoscerti, saresti subito in pericolo di vita. Vai in chiesa. Fingi di attendere la confessione e aspettami lì. D'accordo.
Giovanna. La mia piccola Giovanna. Non dovevi venire qui. Come hai potuto esporti a un tale pericolo? Perdonatemi, padre. Per tutti questi anni ho cercato di proteggerti. Ho dovuto farlo per il vostro bene e per il bene della nostra gente. Ho capito. Dunque hai pensato che mettere a rischio la tua vita potesse essere un bene. Sono successe molte cose, padre. Non vuoi confidarti con me? Sì. Prima però devo chiedervi una cosa. Tutto quello che vuoi, mia cara. C'è una persona con me. Una persona che vorrebbe parlare con voi. Perché non l'hai fatto entrare? È Marco di Monforte. Figlio adottivo di Raniero di Rottenburg. Dov'è? Ave Maria, grazia mea, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Sei tu Marco di Monforte? Sì, sono io. Di Monforte. Ho tanto sperato un giorno di poterti conoscere. Non vengo come nemico, Eminenza. Permetti che ti abbracci. Perdona l'eccessiva cautela delle mie guardie, ma la guerra esige misure di sicurezza straordinarie. L'esercito e il popolo traggono forza dallo splendore del loro condottiero. Io sono un pastore, non un condottiero. E un pastore non deve mai allontanarsi dal suo gregge. Sono qui perché ho bisogno di chiedervi una cosa. Vieni. Raniero voleva rapirti dal convento di Torre Alta. Avrebbe voluto fare di te la mia sposa. Voglio augurarti, con tutto il mio cuore, che tu possa sposare l'uomo che ami. Mi dispiace, Marco. Non sai quanto vorrei poter alleviare la tua pena, ma io non ho la risposta che stai cercando. È possibile che voi siate all'oscuro di qualcosa che il nobile Tarkir che sembrava conoscere così bene? No, io non so proprio cosa sapesse della morte di tuo padre. Io amo Raniero. Gli devo tutto il rispetto e la mia devozione di figlio. Ma non posso vivere con questo dubbio. Il tuo cuore è puro, Marco, come lo era quello di tuo padre. Non lasciare che il sospetto offuschi la tua purezza. Torna da Raniero. Amalo, come l'hai sempre amato. E fai che il suo amore di padre lo spinga a cercare la pace. Prima che tu vada via, ti darò una lettera per lui. Se gliela vorrai consegnare. Va bene. Gliela porterò.
Questa è la Bibbia. Portala a Raniero, nella speranza che possa ridargli la fede nella libertà e nella pace. Grazie. E questa è la lettera. Allora, addio. Buona fortuna. Che farei? Tornerai a Torre Alta? Cusano mi ha destinato ad un nuovo nascondiglio. Sono tutti preoccupati per la mia incolumità. Anch'io lo sono. Allora forse è meglio se non lo dici neanche a me dove ti nascondono. Anche se volessi, non potrei dirtelo. Già. Del resto siamo sempre nemici, no? Quando sarai signore di Monforte, cerca di essere un sovrano migliore di Raniero. Se mai lo dovessi diventare, Giovanna, verrò a cercare il tuo consiglio. Addio. Addio. Attenzione! Date le armi, se ci tenete alla pelle. Avanti, fate come ho detto. Marco di Monforte, e tu ragazzo, da questo momento siete prigionieri della Freccia Nera. Là c'è qualcuno! Via, via, riparatevi! Che succede? Un messaggio della Freccia Nera. Hanno rapito Marco. Propongono uno scambio di prigionieri.